Ciao a tutti ragazzi, io sono Daniel e bentornati sul canale di Progetto. Nel video di oggi andremo a vedere come è fatto all'interno e come funziona un servomotore. Innanzitutto un servomotore di questo tipo, ma anche quelli di dimensione molto più grande, sono dotati al loro interno di un circuito di controllo. Se provando ad avvicinare il dispositivo alla telecamera, dovreste riuscire a vedere qui sotto il circuito di controllo del servomotore. È un PCB che va a controllare quello sulla sinistra, che è un motore DC. Successivamente, tramite una serie di ingranaggi all'interno del servomotore, si va a gestire la coppia, quindi la forza rotativa appunto del servomotore. I servomotori solitamente al loro interno hanno presente un potenziometro, appunto per andare a gestire l'angolo di rotazione. Come sempre ragazzi, vi consiglio di andare a controllare nei datasheet dell'eventuale servomotore che andate ad utilizzare tensione di alimentazione e vari parametri di controllo. Innanzitutto in questo caso abbiamo tre cavi che si vanno a collegare al servomotore, che ovviamente due sono dedicati all'alimentazione, quindi VCC e ground. In questo caso questo piccolo servomotore viene alimentato a 5 volt. Il terzo cavo, quello arancione, invece è dedicato a un segnale PWM. Questo segnale PWM sarà un segnale che andrà a controllare il verso di rotazione del nostro servomotore e successivamente anche la velocità di rotazione e l'angolo. Questo motore qui infatti è in grado di ruotare di soltanto 180 gradi. Andiamo quindi ora a vedere come si fa a collegare questo servomotore ad Arduino. Considerando quindi questo servomotore, questo modello qui, che è il Tower Pro Micro Servo 9G, abbiamo tre cavi: un cavo arancione, un cavo rosso e un cavo marrone. Innanzitutto andiamo a collegare il cavo marrone, ovvero il cavo di massa, al ground di Arduino. Successivamente il cavo rosso è il cavo di alimentazione, quindi lo andiamo a collegare ai 5 volt di Arduino. Ed infine il cavo arancione del servomotore, che è il nostro segnale di controllo, lo andiamo a collegare a un pin PWM, ad esempio il pin 9 di Arduino. Ovviamente è un pin digitale. Una volta terminato questo semplice collegamento, andiamo a vedere come si fa a controllare questo servomotore a livello codice. Come prima cosa, nel nostro sketch dobbiamo andare ad includere la libreria servo.h. Se non l'avete ancora installata, vi consiglio magari di andare a vedere un nostro precedente video su come si fanno installare le librerie di Arduino, in quanto questa libreria è strettamente necessaria. Successivamente andiamo a definire il pin del servomotore come il pin 9, istanziamo l'oggetto myServo, che è oggetto della classe servo, e poi nel void setup, come prima cosa, facciamo l'attack, ovvero chiamiamo il metodo, una sorta di funzione della classe myServo, che dice la classe che servopin è un pin collegato a un servomotore, e quindi poi ci sono altri metodi che possiamo andare ad eseguire appunto su questo pin. Nel void loop andiamo in sostanza a definire due cicli. Il primo ciclo va da 0 a 179 e il secondo da 180 a 1, in sostanza. MyServo.write va a scrivere la posizione, quindi in sostanza i, che va da 0 a 179 in questo caso, è la posizione appunto angolare del servomotore. Quindi in sostanza all'inizio del ciclo partirà da angolo 0, poi si incrementerà 1, 2, 3, 4 eccetera, appunto muovendo il rotore e appunto facendo girare il servomotore. È necessario mettere un delay di almeno 10 millisecondi, forse anche meno, comunque io ho trovato che 10 millisecondi sono più che sufficienti,
perché altrimenti Arduino calcola troppo velocemente la posizione e il servomotore non riesce a stargli dietro, quindi il movimento del servomotore è molto più lento. Quindi in ogni caso qui mettiamo un delay di 10 millisecondi e anche qui. Quindi ricapitolando, il primo ciclo for porta il rotore da angolo 0 ad angolo 180 e il secondo ciclo for entra in azione quando il rotore è ad angolo 180 e lo riporta ad angolo 0. Quindi una volta caricato il nostro sketch su Arduino siamo pronti a collegarlo a una fonte di alimentazione e verificare se tutto funziona. Quindi ad esempio io lo vado a collegare al mio computer e come potete vedere il servomotore sta ruotando di 180 gradi. Prima con il primo ciclo va a spostare il rotore da 0 a 180 e poi con il secondo ciclo del for loop da 180 lo riporta a 0. Quindi ragazzi, per il video di oggi questo è tutto. Se vi è piaciuto lasciateci un like, se avete qualche domanda da porci scriveteci qui sotto nei commenti, seguiteci sui nostri social come Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati e mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!